Ogni giorno in Italia viviamo un paradosso enorme. Siamo uno dei paesi con la ricchezza privata più elevata al mondo e allo stesso tempo uno dei paesi con il livello di educazione finanziaria più basso. Milioni di italiani non gestiscono i loro soldi in modo consapevole, non investono e se investono lo fanno a caso seguendo i consigli di persone che in realtà non meritano la loro fiducia e pensano ancora che comprare casa sia l'investimento migliore. Per questo abbiamo dato vita a questo podcast I principi dell'investimento con Luca Lixi, fondatore di Lixi Invest e punto di riferimento in Italia nella finanza personale, che in ogni episodio ti svela come riprendere il controllo dei tuoi soldi e come investirli per generare ricchezza nel lungo periodo. Leggi la guida che ha preparato per te dal titolo I 5 errori che tutti gli investitori fanno e come evitarli, che ti fa finalmente aprire gli occhi sui comportamenti sbagliati che mettono in pericolo la tua crescita finanziaria. Ogni investitore consapevole non può fare meno di questa guida, la trovi andando su principidellinvestimento.com, quindi vai su principidellinvestimento.com per mettere le tue mani su questa preziosa guida e adesso buon ascolto. Benvenuto in un nuovo episodio di questa serie speciale di podcast con Luca Lixi dal titolo I principi dell'investimento che ti permette di ricevere una vera e propria formazione finanziaria fondamentale per la corretta gestione dei tuoi soldi. Ogni episodio di questo podcast è dedicato a un argomento specifico di finanza e di investimenti e ti porta informazioni di altissimo valore che in Italia non trovi da nessuna parte. In particolare abbiamo iniziato con un approfondimento sugli investitori più grandi della storia. Se hai perso qualche puntata li trovi in quelle precedenti, a partire dalla prima, tutta dedicata a Warren Buffett. Io sono Valerio Russo, conduco il podcast Talent Bay e sono qui con Luca Lixi, autore del libro bestseller su Amazon I 10 comandamenti dell'investimento finanziario e fondatore di Wikilixi, il gruppo Facebook di finanza e investimenti più importante in Italia che ogni giorno aiuta migliaia di persone a gestire e investire correttamente i propri soldi senza diventare vittima delle trappole della finanza. Ciao Luca, siamo pronti per un nuovo episodio dei principi dell'investimento. Ciao Valerio, ciao a tutti, prontissimi. Allora Luca, oggi parliamo di Peter Lynch, che è un investitore professionale, in particolare conosciuto per aver gestito il fondo Magellan, dove nei 13 anni in cui è stato in carica ha ottenuto un ritorno del 29% all'anno, quindi una performance elevatissima, facendo costantemente più del doppio del mercato, cioè dell'indice S&P 500, rendendo Magellan il fondo con la performance più alta di sempre per un periodo così lungo e portando i capitali gestiti da 18 milioni di dollari a 14 miliardi. Negli episodi precedenti abbiamo parlato dell'importanza di investire in fondi indicizzati, quindi di non comprare azioni singole, di comprare invece indici, ETF, che rappresentano il mercato e soprattutto di non provare a battere il mercato. Qui oggi parliamo di Peter Lynch, che non solo è uno stock picker, cioè una persona che compra azioni singole, ma è anche una persona che ha intenzionalmente cercato di battere il mercato e ci è anche riuscita con enorme successo per tanti anni consecutivi. Come mai quindi questa novità, diciamo, dopo gli episodi in cui abbiamo elogiato l'investimento negli indici senza cercare di battere il mercato, oggi portiamo l'esempio opposto, cioè la scelta di azioni singole e il tentativo di battere il mercato? Sì. Chiariamo prima una cosa. Tutte le teorie a cui ci si fa riferimento, no? Quando si parla della difficoltà a battere il mercato più che delle impossibilità, no? Teniamo, questo è molto importante, perché nessuno dice mai che è impossibile battere il mercato, perché ogni anno a rotazione qualcuno lo fa. Quello che è ancora più difficile, quindi battere il mercato è difficile anche anno su anno. Batterlo con costanza è ancora più difficile, batterlo per un lasso di tempo molto molto lungo, abbiamo detto Peter Lynch 13 anni, Warren Buffett 40-50 anni, per quello è ancora più straordinario, no? È sempre più difficile, no? Molto 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 difficile, è impossibile, sono due cose leggermente differenti, no? Quindi il fatto che grandi personaggi come i due di cui abbiamo parlato nelle prime due puntate, oppure oggi Peter Lynch, magari parleremo di qualche altro, il fatto che loro due abbiano compiuto questa impresa è l'eccezione che conferma la regola, io la vedo sotto questo punto di vista.
Ripeto, abbiamo iniziato con Buffett e Dalio, oggi parliamo di Peter Lynch, sono figure a mio avviso figure ispirazionali, quindi è bene conoscere la loro vita, è bene conoscere le loro cose. Abbiamo spiegato qual è stato storicamente il loro contributo per il risparmiatore della porta accanto, come possiamo essere tutti noi che ci sta ascoltando. Non cercate di copiare il loro stile di investimento, questo magari anche per chi sta guardando il video e non è sul podcast, è Peter Lynch, cioè un uomo che chiaramente degli anni 80, metà anni 80, sono anche altri tempi, gli anni in cui sono stati compiute queste imprese. Prendiamo spunto da questi grandi uomini dell'investimento per mentalità, saggezza e filosofia. Quindi dopo questi due, quindi Dalio e Buffett, oggi abbiamo parlato di Bogle e Bernstein, no? Ok, quindi figure meno iconiche, meno conosciute, meno ispirazionali da un certo punto di vista, ma il cui contributo pratico per persone come noi è secondo me stato molto superiore rispetto anche a Buffett o Ray Dalio. Faccio un paragone per dimostrarti un po' che non c'è che c'è un filologico in tutto questo e non c'è contrarietà su quello che stiamo dicendo, che può magari mandare in confusione. Vuoi imparare a giocare a basket, no? Tanto anche tu sei un giocatore di basket, quindi ci capiamo. Il punto è, cioè, mentre cerchi di diventare Michael Jordan, quindi il miglior giocatore di tutti i tempi, no? Cioè, devi essere consapevole però che una persona su 1 miliardo diventa Michael Jordan o lì vicino, poi come lui magari nessuno, però diventare bravo come lui, uno su 1 miliardo ce la fa. Quindi prima partiamo con questa consapevolezza, ce la fa uno su 1 miliardo, e mentre impari a fare quello che fa lui, no? Cose funamboliche, cose fantastiche, sviluppare i suoi mezzi atletici, perché c'è anche un discorso di talento qua, sia Lynch che Dalio che Buffett, non dico che sono dei predestinati, dei prescelti, però magari hanno comunque delle competenze, delle qualità che non sono facilmente replicabili. Ripeto, mentre cerchi di diventare Michael Jordan, cioè impara a giocare in modo onorevole anche in altre parti del campo e costruirti una carriera solida. Stessa cosa sugli investimenti. Mentre cerchi magari di battere il mercato con pochi soldi, perché uno degli insegnamenti che voglio dare, cioè, si può battere il mercato, si può fare stock picking, quindi la selezione di azioni singole dopo che si è fatta la propria analisi, con pochi soldi. Il concetto è questo. Mentre cerchi di far questo, consapevole che sarà molto difficile che tu porti a casa un risultato positivo o migliore di quello che avresti ottenuto investendo diversificato in ETF, mentre fai questo, impara a costruire la tua strategia di investimento di lungo termine in modo solido con gli ETF, eccetera. Quindi con il gruzzolo importante, ovvero quello che ti serve per la pensione, il risparmio per i figli, la tua iniziativa imprenditoriale, sopperire a delle eventuali emergenze, tutte queste cose qua, investi in modo diversificato, lungo termine, strategia anche noiosa. Investire così per il lungo termine, strumenti diversificati, un portafoglio così bilanciato, cioè, è noioso da un certo punto di vista e bisogna annoiarsi. Sul grosso del proprio patrimonio bisogna assolutamente annoiarsi. Mentre fai questo, nessuno ha mai detto, nessuno ha mai impedito di coltivare la propria passione eventualmente per cercare la nuova, per andare a caccia della prossima Google, della prossima Amazon, ok, ovvero di un'azione che ha della prossima Netflix, ce ne sono tanti casi di azioni che hanno ottenuto risultati fantastici. Diciamo, riserva questa tua passione, sfoga questa tua passione, questo tuo desiderio con quote minime dei tuoi investimenti. Queste sono anche le esatte parole di Barton Malkiel, un accademico americano che ha costruito la teoria della Random Walk Theory, ok, la teoria della passeggiata casuale, ovvero che i mercati non si possono battere con costanza. Anche lui ha detto, cioè, di base quello che dico è giusto, è teoricamente corretto, e finora ancora nessuno me l'ha smontato, ok? Niente impedisce, con quote minime dei propri investimenti, andate a caccia della nuova Google, quindi dell'azione che vi fa fare il colpaccio. Non fate questo con i soldi veramente, veramente, veramente importanti, perché c'è un rischio molto più elevato. Questo è il concetto, nel cercare di fare stock picking, quindi pescare azioni singole. E se il rischio va bene, magari diventate i prossimi Peter Lynch, grandiosi. Ma se il rischio si ribalta, cioè il rischio si manifesta in modo negativo, magari andate nei pasticci finanziari e a quel punto altro che Peter. E parlando di azioni, è doveroso, soprattutto in Italia, sottolineare la frase di Peter Lynch che dice: dietro ogni azione c'è un'azienda. Le azioni non sono biglietti della lotteria. Questo concetto si contrappone al gergo comune del giocare in borsa o scommettere in borsa,
Perché è così? Perché è importante fare questa distinzione tra il mondo delle lotterie o del gioco d'azzardo, diciamo, e invece le azioni che riflettono l'andamento di un'azienda vera? Molto bene, Valerio. Quando dicevo prima di andare a pescare da questi giganti le cose buone, le cose sagge, questa è una di quelle. Questa è fantastica, perché l'insegnamento di Peter Lynch, ricordiamoci che dietro a ogni azione c'è un'azienda. Non è così scontato pensare questo. Perché questo è il suo mindset. Perché quando si investe sul mercato finanziario, sul mercato azionario, no? Occorre ricordarsi giornalmente che cosa avete comprato, cosa avete in pancia, cosa avete in portafoglio. Non dei click sullo schermo, di un videogioco, ok, del vostro home banking, non biglietti della lotteria. Lynch faceva un esempio un po' più analogico, oggi ci verrebbe da dire non state comprando dei giochini sul teleschermo, ok, ma delle quote di azienda, perché ricordiamo, breve momento proprio educational basico, che comprando azioni state comprando delle quote del capitale sociale di aziende reali che vendono prodotti, che hanno dei dipendenti, che fatturano, che hanno dei processi interni, fanno fatturato, hanno un brand dietro, lottano con la concorrenza, tutta la vita aziendale che magari gli imprenditori che ci stanno ascoltando conoscono meglio, ma anche in realtà. Questa è la vera economia reale. Quando comprate azioni, state investendo sull'economia reale. Qui devo dire una breve cosa, perché spesso si dice questo concetto qua, ma la finanza non è l'economia reale. Più che investire su azioni di aziende che ci cambiano costantemente la vita, che ce l'hanno cambiata. Un classico esempio, cioè Apple, tutti abbiamo l'iPhone, comunque qualcosa della Apple. Sono aziende reali, più economia reale di questo non c'è, a mio avviso. Quindi questo schema di pensiero, di collegare giornalmente i nostri investimenti, quelle stringhe colorate che vediamo nel nostro home banking, può essere l'azione, l'ETF, al fatto che siano degli investimenti assolutamente reali, è estremamente utile, soprattutto quando i mercati vanno al ribasso e occorre essere razionali. Perché se pensi che i tuoi investimenti, no, siano un videogioco online oppure un biglietto della lotteria, quando i mercati si imbizzarriscono, no, quindi affrontano la fase di ribasso, tu semplicemente in quel momento stai pensando che stai perdendo quel videogioco, oppure che non hai pescato il biglietto della lotteria fortunato, quindi cosa fai? Scappi, perché non hai la giusta concezione dell'investimento. Se invece hai la giusta mentalità, ti ricordi che ciò su cui hai investito, mi auguro dopo aver fatto una pianificazione, fatto delle ricerche, come Peter Lynch stesso ricorda, no? Ricordi di aver investito su aziende, questo è più confortante, perché ok, l'azienda può avere un momento di ribasso, il mercato sta affrontando una fase di ribasso, però da questo ribasso ci si riprenderà, tu hai qualcosa comunque sempre di reale in mano, che in quel momento il mercato ti sta prezzando a un prezzo inferiore rispetto a quanto tu l'hai comprata o a quanto magari ti aspetteresti e vorresti, insomma. È molto importante fare questa connessione col fatto azioni, aziende reali, per superare il ribasso e ricordarti che in mano hai delle partecipazioni reali di aziende reali nell'economia reale. Sì, quindi fondamentale la connessione tra azione e andamento dell'azienda reale. E l'infanzia di Peter Lynch non è stata facilissima, suo padre si è ammalato e poi è morto quando lui era piccolo, e sua madre ha dovuto fare diversi lavori per supportare la famiglia. Lui stesso, Peter Lynch, ha iniziato a lavorare molto giovane per supportare anche lui la famiglia e ha iniziato a lavorare in un campo da golf, esattamente come aveva fatto Ray Dalio, di cui abbiamo parlato in uno dei primi episodi, e con i soldi guadagnati e poi investiti in azioni è riuscito addirittura a pagare parte della sua retta del college. Un risultato che non so quanti ventenni possano dire di essere riusciti a raggiungere. No, penso nessuno probabilmente, esatto. Però lui ce l'ha fatta ed è molto, molto interessante questo. Sì, della prima parte della sua vita sono vari insegnamenti. Curioso che abbia iniziato anche lui a fare il portamazze lì nei campi da golf, e anche lui, come Ray Dalio, ascoltava i discorsi di questi uomini d'affari, no? E è maturata lì questa prima passione per il mondo del business, il mondo degli affari e di conseguenza il mondo degli investimenti, quindi molto, molto interessante. È un consiglio magari anche per i vostri figli: esponeteli a discorsi da adulti, perché insomma, mai sia che gli venga pure la passione per quello che non devono diventare dei mega super investitori, però diventano grandi
grandi da un punto di vista finanziario diventano consapevoli e male non fa. Sì, l'azione che gli permise di pagarsi una parte della retta all'università, alla Wharton School, se non sbaglio, lui di Boston, quindi è probabile che sia una di quelle università, di quell'area, la densa di università, effettivamente, era la Flying Tiger Airlines, quindi una compagnia aerea del periodo, passò da la comprò a $7, passò a $32, quindi capite bene che tipo di guadagno ottenne. Il discorso è questo, però... si prese un bel rischio, perché lui cosa fece? Risparmiò i soldi che guadagnava, no? da portamazze, perché rispetto non erano ricchissimi in famiglia, quindi li risparmiò, e questo è sicuramente una cosa che possiamo consigliare a tutti senza pericolo di sbagliare. Ne investì una parte in questa azione, gli andò bene ed effettivamente lo aiutò a finanziarsi gli studi. Il consiglio che posso dare è... magari anche i giovani, oppure magari anche i figli di chi è più giovane, non subordinate, diciamo, lo studio dei vostri figli, oppure il raggiungimento di obiettivi importanti, come può essere lo studio, a un investimento su un'azione, chiaramente, perché nel caso di Lynch siamo in pieno survivorship bias, lui lo racconta perché è una cosa colorita, che gli è andata bene, però, cioè, a quanti che magari hanno comprato un'azione singola, gli è andata male, magari quindi non hanno potuto studiare e hanno avuto una vita magari meno soddisfacente di quella di Peter Lynch. Quindi capite bene, se va bene ne raccontiamo nei libri, e poi ci saranno persone come me e te che dopo 30 anni in Italia parlano di te, che è una soddisfazione per Peter Lynch, tra virgolette. Però se ti va male rimani uno come tutti gli altri che ha solo comprato un'azione di cui non c'era capito niente e gli è andata male, quindi attenzione su questo. Sì. Esatto, devo dire qualcosa, Vale? No, vai. Esatto, quindi diciamo, è un po' il discorso di prima, ripeto, non subordiniamo il raggiungimento degli obiettivi importanti allo stock picking, al pescare, perché sennò, cioè, Lynch ha detto di non considerare le azioni biglietti da lotteria, e non consideriamo allora biglietti da lotteria cercando di pescare quella giusta, capito? Ma compriamo diversi biglietti da lotteria e vogliamo fare quel tipo di paragone là, perché sennò veramente il rischio che le cose non vadano bene esiste, cioè non è che io non ve lo devo dire o voi non dovete ricordarvelo magari per scaramanzino. Vabbè, se penso che l'azione che sto comprando va male, poi andrà male veramente. No, tranquillo che al mercato non gliene frega niente di cosa tu pensi o di cosa non pensi o di quanto sei scaramantico. L'azione, e quindi l'azienda sotto, farà il suo decorso, avrà il suo decorso, e tu guadagnerai o perderai a seconda di quello che fa l'azione, non a seconda di quello che pensi tu o dei motivi per cui l'hai comprata. Di base, ripeto, il consiglio di questa sua prima fase di vita è questo, e comunque si è dato da fare subito, che è un consiglio sempre super interessante, ha iniziato a risparmiare, e poi era già comunque appassionato del mondo degli investimenti, è iniziato subito ed è partito subito col piede giusto, si può dire. Sì, ed era anche inserito nell'ambiente giusto, l'importanza dell'ambiente ora, avvicinandosi al mondo delle persone, del business, degli affari, della finanza, grazie al suo lavoro come caddy, come portamazze dei campi da golf, è riuscito a capitalizzare questa opportunità che ha avuto, e senza dubbio l'ambiente è stato un grande fattore a favore che lui ha saputo sfruttare molto bene. Peter Lynch ha scritto tanti libri sugli investimenti, grazie alle sue performance viene costantemente descritto come leggenda del mondo finanziario, ed è l'autore di diverse perle di saggezza che si sono diffuse nel tempo, come ad esempio la sua frase sul concetto di market timing, che dice: molti più soldi sono stati persi preparandosi per i cali di mercato o cercando di anticipare i cali di mercato di quanti ne siano stati persi nei cali di mercato stessi. Perché questa frase di Peter Lynch è così rilevante? E colleghiamola a quanto abbiamo vissuto di recente, a marzo e aprile 2020, con il grande crollo dei mercati dovuto al coronavirus. Ok. Interessante. Quindi la frase di Peter Lynch, smontiamola un attimo, no? Dice: molti più soldi sono stati persi preparandosi per i cali di mercato, più che altro dice cercando di anticipare i cali di mercato. Perché prepararsi per i cali di mercato, cosa potrebbe voler dire invece? Ed è ciò che bisogna fare. Costruirsi una strategia che sia il più possibile antifragile, che ci permette di non impazzire di paura quando si verificano i cali. Quindi prepararsi in un certo senso è corretto. Cercare di anticipare i cali di mercato è sbagliato. Quindi lui
sta dicendo questo in realtà. Perché cercare di anticipare i cali di mercato, cosa significa? Significa pensare di poter vendere prima che si verifichi questo calo. Quindi uscire dal mercato prima che si verifichi il calo. Perché anche Lynch, stock picker, eccetera, è molto categorico sull'impossibilità di prevedere i ribassi, di prevedere il futuro del mercato. Occorre quindi sviluppare sin da subito una mentalità che, cioè, i ribassi di mercato non sono una stortura del sistema, cioè un difetto del mercato, sono una caratteristica del mercato. E tramite questa conoscenza che bisogna avere del mercato stesso, bisogna ricordare, bisogna rilevare che i ribassi durano poco rispetto ai rialzi di mercato. Guardate un qualunque grafico, ok che sale sempre, però proprio vivisezionato, i momenti di ribasso sono molto, molto, molto più limitati per numero e per durata. Durano molto meno, quindi è inutile cercare veramente di preoccuparsi costantemente, sta arrivando il ribasso, sta arrivando, ho capito, cioè, il ribasso arriverà certamente, però cercare di anticipare, oppure addirittura peggio che mai, neanche pensare di vendere prima che si verifichi il ribasso, ma non investire proprio, perché c'è gente che sta fuori dal mercato, adesso arriva il grande crollo, big short, ho capito, però cioè, non investite mai. È quello che ha fatto tanta gente da quando il mercato è crollato nel 2008-2009, ha preso paura, per carità, magari ha anche preso soldi, non ha più investito, perché giornalmente tutte le Cassandre, ogni giorno, guarda che arriva la seconda ondata, il secondo ribasso, e quindi sono lì fuori dal mercato, hanno perso un più 350% sul mercato, sul indice diversificato, e così via. Perché cercare di anticipare il mercato, ovvero cercare di, ripeto, essere così tempestivi da essere fuori prima che si verifichi il crollo, ok, non è una buona strategia, perché richiede una doppia bravura, se ci pensate, richiede di sapere, richiede di anticipare il momento giusto in cui uscire dal mercato. Però mettiamo il caso che uno sia stato fortunato, questo coronavirus ha sentito un po' le voci in Cina, cioè era a gennaio, poi a febbraio si è diffuso un po' in Europa, a febbraio ha venduto tutto. Ok, quindi l'ha anticipato il ribasso, perché poi ha fatto un meno 35% dal 22 febbraio a metà marzo, una roba così, quindi teoricamente è andato bene. Richiede una doppia bravura questo, perché poi la domanda è, ok, sei uscito dal mercato, quando vuoi rientrare sul mercato? Quindi devi, non solo devi anticipare quando uscire, ma devi anticipare quando è il momento giusto per entrare. Io sfido chiunque ad essere usciti dal mercato il 22 febbraio, 23 febbraio, punto di massimo, ed essere rientrati il 22-23 marzo, punto di minimo. Non c'è nessuno che ha fatto questo, che al massimo uno può essere uscito in tempo, ma non sai poi quando rientrare. Quindi questo, qual è la lezione da questo discorso qua? Che stare investiti, quindi tenere gli investimenti sul mercato, investiti su quello che avete deciso, il più tempo possibile. Questa è la strategia corretta, perché non è il tempismo di entrata e uscita che genera i rendimenti sul mercato finanziario, ma il tempo in cui rimanete sul mercato. Certo, non vuol dire investire tutto quello che avete e dimenticarvene costantemente, ci sono tante altre cose da dire, però va detto questo, perché se avete una strategia di investimento per il lungo termine, il tempo è quello che produrrà i maggiori risultati. Perché, ripeto, tempo, segnatevi questa, è una frase importante, il tempo sui mercati, il tempo trascorso sui mercati ripaga molto più di un eventuale tempismo che potete azzeccare magari una volta, però avete visto un esempio di prima, diciamo, di questo rialzo dopo il ribasso dal coronavirus, che nessuno l'ha azzeccato, questa è la verità dei fatti. Sì, bellissima questa frase, quindi il tempo batte il tempismo sui mercati. Guarda, su questo c'è una statistica molto nota tra gli addetti ai lavori, no? Praticamente è un, diciamo, un diagramma che va a identificare cosa succede se si perdono i 10 giorni migliori. Poniamo un arco temporale di 30 anni, mettiamo così, ok? E i mercati hanno reso il 500%, sono cifre completamente inventate, non ricordo, dettagli però per capirci. In 30 anni i mercati hanno fatto il 500%, ok? In questa importante studio analisi è riportato il rendimento che avresti ottenuto, anziché il 500%, stando investito tutti questi 30 anni, ci è riportato il rendimento ottenuto se ti fossi perso i 5 giorni migliori, i 10 giorni migliori, i 20 giorni migliori, ok, i giorni in cui la borsa era andata meglio. E sono differenze abissali. Cosa vuol dire questo? Che anche solo perdersi 10 giorni, in un arco di 30 anni, immaginate, voi state fuori per sfiga, perché avete sentito che è così, non siete ancora rientrati sul mercato, perdete quei giorni là e non potete sapere quali sono, ok, perché per esempio
tornando al discorso di coronavirus, dopo un crollo, adesso non mi ricordo, -12% in un giorno, il giorno dopo i mercati hanno fatto più 9, più 10%. Ok, cioè, i giorni migliori arrivano dopo i giorni peggiori. Ok, se ti perdi quei giorni là, la verità è che anziché il 500% ipotetico di questo esempio, guadagni il 300%, molto, molto, molto meno. Quindi, stando fuori dal mercato, stai costantemente correndo il rischio di perderti uno di questi giorni che sono estremamente importanti per il raggiungimento del rendimento complessivo. Non vale la pena questo gioco qua. E proprio su questo concetto del market timing c'è anche un'altra frase di Peter Lynch che dice: mi piacerebbe moltissimo sapere se quest'anno ci sarà una recessione perché cambierei il mio portafoglio, ma con le pochissime probabilità che ho di capirlo se ci sarà una recessione, non lo farò mai, cioè non cambierò mai il mio portafoglio sulla base di questa supposizione. Sì, 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 esatto, magari anche in riferimento alla domanda iniziale che hai fatto, cioè, ricordiamoci che Peter Lynch, ok, era uno stock picker, però ti voglio dire due cose. Cioè, la prima è che quando entrò a gestire il Magellan, il suo fondo di investimento, gli dettero un fondo che all'interno aveva 40 azioni e arrivò a investire su migliaia di azioni. Immaginate anche che tipo di diversificazione andava a fare. E poi c'è, cioè, queste azioni, non è che, signori, cioè, non pensate al trader che compra, vende tutti i giorni con lo schermo. Cioè, lui era comunque un investitore, faceva la sua analisi, poi vediamo un po', diciamo, come faceva le sue analisi, così. E poi, cioè, teneva queste aziende in portafoglio e tutte queste aziende nel corso di questi 13 anni in cui gestì il fondo di investimento Magellan ebbero anche dei momenti di ribasso, e mica si è spaventato, le ha vendute e così via. E ha fatto le sue analisi e ha lasciato che il tempo, perché 13 anni gestendo un fondo, non sono 50 anni, però sono comunque 13 anni, 13 anni in finanza è assolutamente un lungo termine, ha lasciato che queste azioni sprigionassero, diciamo, i risultati che comunque lui ha fatto delle valutazioni potessero dare. Cioè, non era un iperspeculatore, cioè stock picker, selezionava azioni, era un investitore, non è che investiva sul forex o sulle opzioni binarie, eccetera. Questo lo voglio chiarire, perché sennò passa un po' un messaggio un po' scorretto. Sì, 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 era stock picker, ma era comunque un investitore, non un trader. No, cioè, posso, non c'è niente contro i trader, però era comunque un investitore veramente a tutti gli effetti. E Peter Lynch ha detto: non puoi provare a prevedere il mercato, cioè non puoi provare a prevedere la borsa, se salirà, se scenderà, se rimane ferma. Però, e questa è la mia domanda per te, però intende dire non puoi prevederlo nel breve medio periodo, giusto? Perché l'idea di fondo, così come il motivo per cui stiamo facendo questo discorso, e così come il motivo per cui così tante persone si interessano di finanza, l'idea di fondo è che nel lungo periodo, quindi diciamo 5, 10, 15 anni oltre, il mercato tende a salire, è corretto? È interessante, interessante. Bisogna capire cosa intendiamo per previsione, se vogliamo, no? Cosa intendiamo per previsione? Perché io, se ti faccio questo paragone qua, no? Se io ti dico che tutti gli esseri umani moriranno, che tutti moriremo, questa gente si toccherà gli attributi, però così ci capiamo. Se dico che tutti moriremo prima o poi, non è che sto prevedendo il futuro, che stai facendo una previsione comunque, che tutti moriremo, non è una previsione, cioè è un dato di fatto, ci sono dei motivi che mi portano a dirlo. Se invece dico che la persona X morirà il giorno Y, sto facendo una previsione. Questa è una previsione perché c'è anche c'è anche un fattore tempo, sto dicendo quando avverrà questo, e non lo posso sapere, a meno che non vada io a ucciderla, però è un altro discorso. Capisci un po' la differenza tra previsione e un dato di fatto? Allo stesso tempo, se dico che il mercato nel lungo termine continuerà a salire, non sto prevedendo il futuro, è stato così, poi vedremo se sarà così anche in futuro, poi ne parlo, però... come anche se dico, per esempio, se dico che il mercato, nonostante continuerà a salire nel lungo termine, affronterà comunque dei ribassi. Cos'è una previsione questa? No, è normale che sia così, perché in ogni fase di rialzo poi c'è una fase di ribasso. Diventa una previsione se dico il mercato crollerà il 23 marzo, come avevo fatto scherzando, poi c'avevo anche azzeccato un video che avevo fatto ridendo. Quella è una previsione. Se c'è il fattore temporale, diventa una previsione. Però se dico che domani il mercato sale del 5%, questa è una previsione, ok? Quando inserisco la componente temporale, diventa previsione.
Altra domanda, sul fatto che il mercato nel lungo termine tende a salire, ne possiamo discutere su questo. È sempre stato così, Basta guardare una qualunque serie storica. Questo non basta, perché effettivamente il passato, per carità, ci dà tante indicazioni, non basta per poter comunque, diciamo, non prevedere il futuro, perché non lo è, fare delle proiezioni sul futuro. Non è detto al 100% che sarà così per sempre. Cioè, se volete da me o da qualunque investitore la garanzia che il mercato comunque nel lungo termine crescerà, io non ve la posso dare questa garanzia. Ok? Sono ragionevolmente convinto e ci sono enormi probabilità che succeda questo, ma non è sicuro al 100%, ma pensate a questo, perché se io fossi sicuro, ok, io o qualunque altro, che il mercato salirà comunque al 100%, non ci sarebbe più il fattore rischio. Sarebbe a rischio zero questa crescita dei mercati, e allora non sarebbe neppure un investimento. Quindi, se cerchi delle garanzie e vuoi esserci, cioè vuoi qualcuno che ti firmi nero su bianco che tra 10 anni i mercati saranno al doppio di quanto sono adesso, non ci può essere nessuno che ti dà questa garanzia. Ma perché? Cioè, semplicemente il futuro è incerto. Il futuro è incerto per definizione, c'è un'incertezza di base che non possiamo comunque eliminare. Poi magari dopo ne parliamo anche di questo. Cosa deve avere allora un investitore? Una qualità di un investitore è un ottimismo razionale. Perché sinceramente, se pensi che nel lungo termine il mercato non sia comunque destinato a salire, perché le aziende comunque innovano, cioè, io ho fiducia nell'ingegno umano, nella creatività, la creatività capitalista, ho fiducia che continui a generare progresso. Se di base non avessi questa, che comunque è una convinzione, no? Se vogliamo, è una convinzione, se vogliamo, pensiamoci. Però se non pensi così, che investitore sei? Ma se non sei convinto, sinceramente, faccio anche un discorso più filosofico, allargo un po', cioè se non sei convinto che domani le cose andranno meglio, cioè nella tua vita, nelle tue cose, ma allora cioè, perché vivi? Perché ti metti, che ne so, a studiare? Perché fai famiglia? Se pensi che i tuoi figli non potranno vivere un futuro migliore, più bello o comunque almeno uguale a quello che hai tu, no? Cioè, non, è stare della vita un po' questo tipo di ottimismo qua, non è solo legato al mondo degli investimenti, è una convinzione comunque anche quella, che è una convinzione che aiuta gli investitori a prendere posizioni sul mercato. Un dato di fatto però va detto, finora scommettere contro il progresso, contro il miglioramento della storia dell'uomo, il miglioramento dell'uomo, ha sempre dato risultati negativi. Questo va detto, è un dato di fatto questo, riguarda la storia, non è detto che sarà così, però è componente fondamentale per un buon investitore anche avere una forma di ottimismo, però il dato di fatto è che chi ha scommesso contro il progresso dell'uomo ha sempre sbagliato, cioè, ha sempre perso questa scommessa qua e io non intendo farla perché non voglio perdere. Molto bello questo punto, quindi ottimismo razionale per l'investimento nel lungo periodo. E nel suo libro One Up on Wall Street, Peter Lynch ha detto che quello che ha imparato studiando logica e filosofia è stato più importante per la sua carriera rispetto a quello che ha imparato studiando finanza e matematica per il suo MBA, per il suo master. Warren Buffett ha detto che le cosiddette hard sciences, le scienze dure, come la fisica, la chimica e la stessa matematica sono sempre replicabili, cioè un principio di fisica rimane sempre quello, una reazione di chimica rimane sempre quella, una formula di matematica idem, e quindi, visto che sono sempre replicabili, sono più facilmente prevedibili. Mentre invece nel campo degli investimenti il concetto di previsione salta completamente, cioè nessuno può prevedere cosa farà la borsa tra un mese o tra un anno. Perché i mercati sono così imprevedibili e cosa possiamo fare per mitigare un livello di incertezza così elevato? Dobbiamo davvero metterci a studiare filosofia come Peter Lynch? Guarda, i mercati sono imprevedibili perché è coinvolto l'essere umano, che è assolutamente imprevedibile nelle sue azioni. Si dice irrazionale, no? Però sembra che sia quasi un difetto. Cioè, siamo irrazionali, siamo irrazionali. Sì, siamo irrazionali perché siamo esseri umani. Ben venga che siamo così, non vorrei un futuro ancora che siamo tutti robotomizzati, eccetera.
Allora, su questo discorso di questo qua è molto interessante, perché là, Warren Buffett e Peter Lynch poi si è ritirato ormai da tanti anni, prima un po' della rivoluzione informatica tecnologica, no? Però già anche nel libro stesso, no? Un po' è molto critico contro tutta la prima ondata di analisti quantitativi che pullulava a Wall Street, no? Perché io la penso esattamente come loro due. Allora, bene, per carità. La matematica, la statistica, ancora di più ci mancherebbe altro che uno che non sa, insomma, fondamenti matematici e statistici sono importanti. Mai sia che queste due hard sciences, appunto, diano l'impressione che conoscendo molto bene, ripeto, matematica, statistica, fisica, quantistica, pure questa roba qua possa aiutare veramente a prevedere il futuro. Perché questo è un grandissimo, grandissimo errore, anche è un errore proprio di overconfidence che porta un sacco di cose. Lo vedo fare molto spesso da chi magari ha percorsi di studi molto, molto, molto tecnici in queste due materie qua e pensa effettivamente, ha un'ampia formazione su questo, dimentica una cosa, che appunto c'è l'intervento umano sui mercati e nel mondo degli investimenti. C'è un proverbio che dice investire non è ingegneria aerospaziale, ma è molto più difficile. Uno pensa all'ingegneria aerospaziale, questi qua fanno decollare i razzi sulla Luna, vanno e tornano, cioè cose che per uno che non ha quel tipo di formazione è follia e ti fa pensare, cazzo, guarda come siamo potenti, come possiamo fare veramente tutto. Quindi quello è molto difficile, però una volta che tu, cioè, hai creato il modellino, fai tutte quelle cose che devi fare e il risultato lo ottieni, non ci sono variabili esterne che possono veramente minare, se sono commetti errori, eccetera. Ok, sì, fatto i calcoli fatti bene, difficilissimo, però nell'investimento, cioè la matematica che serve, Peter Lynch dice che è quella che trovi quella che impari in quinta elementare. Ok, la matematica che serve è tutta lì. È più difficile da un certo punto di vista perché è coinvolto, ripeto, l'emotività umana. E questo è pazzesco, cioè, come dicevo, siamo irrazionali e non sempre. Per quanto che ne dica un po' un certo tipo di teorie economiche ormai superate da tutta la finanza comportamentale che ha chiarito molto bene questo aspetto qua, non sempre prendiamo decisioni razionali che puntano a massimizzare i nostri risultati, anche più l'utilità. Questo non significa che siamo stupidi, cioè l'irrazionale non è stupido, okay? Significa che siamo semplicemente esseri umani, quindi mossi da emotività. Le due più famose, che anche Warren Buffett, o alla fine sempre Warren Buffett si va a citare, che pensa quanto influenza comunque il mondo degli investimenti. Ogni due per tre, cazzo, secondo te devi richiamare qualcosa, richiami una cosa di Warren Buffett. Le due emozioni, dicevo, Carmine, sono da una parte la paura, ok, che vogliamo evitare, dall'altra l'avidità, ovvero vogliamo andare a cercare il guadagno. E sono appunto le due emozioni più forti. Questo di non poter fare un modello matematico che sia perfetto, okay, per poter prevedere il futuro, è una cosa che fa star male tanti, alcuni non lo accettano, questo è un problema loro, perché sarebbero meglio essere certe categorie professionali, poi soprattutto non lo accettano, sono una formazione di diversa estrazione. Dobbiamo ricordarci perché, quindi, è perché come esseri umani siamo irrazionali, ma perché poi c'è l'incertezza. L'incertezza è una componente fondamentale del futuro, non ci è dato sapere cosa ci riserva il futuro, ricordiamoci questo. Come possiamo sopravvivere da questa incertezza? Perché poi il tema è questo, perché ci può far star male, ci porta magari a prendere delle decisioni sbagliate. Cioè, la mia ricetta per me, per i nostri clienti, è un po' questa. Cioè, prima cosa, prendere consapevolezza di questo. Accettare che dovremmo sempre convivere con questa incertezza fondamentale. Ray Dalio diceva la stessa cosa, cioè abbracciare quello che viene. Accettarlo, perché cioè, non possiamo, e accettare anche il fatto che non possiamo saperlo in anticipo, no? E cercare comunque di prosperare in questa incertezza fondamentale. Cercano di disegnare degli scenari antifragili, okay? Sia di investimento che di vita in generale, ovvero cosa hanno questi tipi di scenari qua? Limitano il grande vero rischio, ovvero il rischio di fallimento, il rischio di disgrazia. Perché se arriva all'errore grosso, comunque se hai fatto delle valutazioni e ti sei esposto tanto, e poi c'è, cioè, game over, pensa alla vita, pensa anche agli investimenti, cioè investi troppo spericolato su una cosa, perdi tutto, ho capito, cioè, non è che hai 10 vite per poterti rifare questo capitale qua, quel rischio là va assolutamente evitato. Io penso anche all'incertezza come una cosa
positiva. Tu pensa anche a un... cioè, perché l'incertezza, ripeto, tu non sai cosa succede, capito? Può essere una cosa negativa, ma può essere anche una cosa positiva. Un po' anche il concetto di cigno nero, no? Cigno nero, tutti dicono, è una cosa negativa, forte impatto. No, può essere anche una cosa positiva, il cigno nero, ok? Però è una cosa che non sai, non ti puoi preparare più di tanto. Dicevo, se tutti, cioè, conoscessimo già il futuro, se ci fosse dato, se sapere cosa succede domani, cosa succede nel futuro, si perde un po' anche il sale dell'esistenza. Ok, quindi per chiudere un po' questo discorso qua legato all'incertezza, accettare questa condizione fondamentale, di accettare la nostra irrazionalità, prima cosa, cercando un po' di limitare gli effetti negativi che può avere un'esplosione di irrazionalità completa. Non siamo bestie, cioè siamo umani, irrazionali, ma non siamo bestie. Cerchiamo di non farlo. E, consapevoli quindi di questa incertezza, cercare invece di influenzare i risultati tramite azioni di cui abbiamo il controllo. Perché comprendere l'incertezza, cioè, non è fatalismo, è tanto, vabbè, il futuro è incerto, come cioè, la canzone di Tonino Carotone, no? Cioè, il futuro è incerto, felicità, no. Accettare questo, accettare che esiste un ruolo anche della componente fortuna, della componente casualità, e questa componente influenzerà le nostre vite, che ci piaccia o no, non possiamo controllare, dedichiamoci attivamente a controllare e influenzare quello che possiamo controllare e influenzare, ovvero un certo tipo di nostre azioni, insomma. Sì, e proprio su questo punto del sopportare l'incertezza c'è un'altra frase di Peter Lynch che dice: nel mercato azionario l'organo più importante non è il cervello, è lo stomaco. La quantità di informazioni negative che puoi ricevere ogni giorno è infinita. Sei in grado di sopportarlo, quindi il tuo stomaco è in grado di sopportare tutta questa incertezza e di informazioni negative che possono arrivare. E poi aggiunge anche che nei 13 anni in cui ha gestito Magellan facendo la performance stellare del 29% all'anno, ha detto che ogni volta che il mercato è sceso del 10%, lui, il suo fondo, è sceso più del mercato. E Peter Lynch ha detto, in quei casi semplicemente non me ne sono preoccupato. È giusto non preoccuparsi quando vedi il tuo portafoglio scendere, addirittura quando vedi che scende più di quanto scende il mercato? Dipende, è assolutamente corretto ed è l'obiettivo a cui bisogna tendere, ovvero costruirsi una pianificazione, un asset allocation, una strategia di portafoglio che ti porta a non preoccuparti eccessivamente quando poi avviene il ribasso, anche se è particolarmente violento e perdi più del mercato e cose così. Però perché lui diceva non me ne sono preoccupato? È perché lui sapeva bene cosa aveva in portafoglio, perché le ha comprate, cosa si aspettava da loro, aveva azioni reali, non aveva schifezze, non ha comprato le cose a caso. Chi è che si spaventa tanto, giustamente, quando vede un ribasso? Chi ha degli investimenti lì, magari gli sono stati venduti, oppure lui ha letto un po' il giornale, ha comprato delle cose a caso e non sa materialmente cosa sta succedendo. Cioè, vede una roba che scende, e le sue azioni scendono, le ha comprate a caso, gliel'ha consigliata il promotore. Cioè, certo che si deve, ma quello deve preoccuparsi, ma preoccuparsi tanto perché non per il ribasso si deve preoccupare, deve preoccuparsi che non sapeva cosa ha comprato. Quella è la preoccupazione principale. Chissà cosa sta facendo, cioè, il fatto, ti ho detto prima, no? Perché è importante il mindset di ricordarsi che stiamo investendo su aziende reali per sopportare il ribasso. Ok, i mercati stanno ribassando, poi non è che ho biglietti alla lotteria o blip blip su uno schermo, ho aziende reali, per carità, c'è la recessione, c'è il coronavirus, c'è qui, c'è lì, si riprenderanno, ho comprato roba buona, vado tranquillo e continuo a lavorare. Stessa cosa in questo caso qua. Non te ne preoccupi perché un investitore un po' scafato, che si è costruito la sua strategia, semplicemente sa benissimo che la fase di ribasso arriva e sa benissimo che quella è la fase in cui si decide che tipo di investitore vuoi essere. Devi essere preparato prima, ripeto, perché se ci arrivi non ci sei preparato, ti spaventi, vendi, fai casino, ti arrabbi col promotore che ti ha venduto le cose, prometti, dici che la borsa è una bisca e tutte le solite fesserie che va a dire la gente che non sa stare sul mercato in modo corretto. Ti sei preparato, vai avanti così e ricordandoti che quello è il momento in cui devi, cioè il tuo stomaco deve essere assolutamente il più stabile possibile. Di fare un grande sforzo, perché siamo naturalmente avversi alle perdite, non fa piacere a nessuno. Peter Lynch dice non me ne sono preoccupato, però ti assicuro che anche lui gli rodeva vedere un portafoglio che si riduceva addirittura più del mercato, gli rodeva comunque, cercava di fare
uno sforzo e tornava a essere razionali. E bisogna anche dire un'altra cosa, che poi un investitore super razionale, che, no, più che razionale, cioè un investitore intelligente, se vogliamo usare una frase che è già stata usata da qualcuno prima di me, un buon modo per sopportare i ribassi e vederli anche come opportunità di acquisto, come delle opportunità che ti sta offrendo il mercato, perché ricordiamoci, cos'è un ribasso? Cioè che i prezzi delle azioni vanno giù, ok, quelle che tu avevi già in portafoglio, che avevi già comprato, se le vuoi rivendere, le vendi a un prezzo inferiore. Ma ne puoi comprare delle altre, cioè puoi comprare nuove occasioni d'acquisto a prezzi scontati. Ci vuole una strategia prima, ci vuole una strategia prima perché se arrivi, l'insegnamento è quello, se arrivi ad affrontare il ribasso e non ti sei costruito la strategia prima, è ovvio che vai completamente in panne, lo stomaco alla meglio, vendi tutto in perdita e ti arrabbi. L'arca si costruisce prima che inizi a piovere. Quando sta già piovendo o sta già diluviando, o c'è già una tempesta, ormai è tardi per fare delle modifiche, lì devi solo pensare a salvarti, eccetera. Si costruisce in tempi di pace una buona strategia finanziaria per prepararti alla guerra, che è il ribasso. Perché, ripeto, è il momento che non possiamo evitare, non possiamo anticiparlo, non possiamo uscire prima che avvenga, dobbiamo affrontarlo, evitare che ci massacri e magari al contrario, cogliere delle opportunità in quella fase di ribasso. Perché tu pensa se i mercati fossero sempre al rialzo. Uno, quando è che compreresti azioni a un prezzo più vantaggioso se i mercati vanno sempre così? È una noia mortale. Non è così che funziona, perché non è così che funziona la vita. Tutto al rialzo, tutto bello, tutto tranquillo, 7% garantito ogni anno, funziona così. E per cogliere le opportunità in quei momenti di ribasso devi esserti preparato tenendo da parte liquidità prima. Assolutamente, perché sennò con cosa vuoi investire se non c'hai i soldi? Esatto, la funzione della liquidità è quella anche importante. Prima ho detto è importante stare investiti più tempo possibile, l'importo giusto anche lì, non è che cioè, tu hai 100 e investi costantemente tutti e 100, sennò come fai a cogliere magari un'opportunità di mercato se non hai liquidità a disposizione? Quindi assolutamente sì, la funzione della liquidità è anche quella, certo. E continuiamo con un'altra frase di Peter Lynch in cui ha detto: in questa attività, lo stock picking, quindi la selezione di azioni singole, in questa attività se sei bravo hai ragione 6 volte su 10. Non mi è mai capitato di avere ragione 9 volte su 10, che significa che è irrealistico pensare che tutte le azioni che compri andranno sempre bene e che comunque per guadagnare ti basta che ne vadano bene più della metà, queste 6 su 10 che lui dice. Le altre 4 su 10 in cui non hai ragione, sei in perdita e tu, Luca, insegni che queste perdite vanno viste come costi di esercizio, cioè come in un'azienda per arrivare a generare un profitto bisogna prima sostenere dei costi, se no proprio non inizi neanche a fare i business. Allo stesso modo, qui le azioni in perdita vanno viste come costi necessari, proprio perché, come dice Peter Lynch, è altamente probabile che oltre alle varie azioni in guadagno, avrai anche delle azioni in perdita. Perché è così importante capire questo punto delle perdite che vanno viste come costi di esercizio? Guarda, questa indicazione di Lynch, no? 6 su 10 ci può assolutamente stare. Tu pensi che in realtà puoi ottenere questo risultato, ovvero azzeccarne 6 su 10 e le altre 4 possono essere anche delle puntate perdenti, puoi ottenere questo risultato anche comprando un ETF ben diversificato. Perché al suo interno, con migliaia di azioni, ci saranno delle azioni che andranno bene, ok? E ci saranno delle azioni che invece non andranno bene e ti daranno un rendimento negativo. L'importante è che quelle che daranno che questo rendimento negativo derivante dalle perdite venga ampiamente, adeguatamente ricompensato dal rendimento positivo invece delle altre. Ma ancora, questo discorso qua, diciamo, che si può. Che si devono accettare delle perdite su una parte dei propri investimenti, si può pensare anche a livello di portafoglio. Un portafoglio ben diversificato, che magari al suo interno ha appunto delle azioni, delle obbligazioni, delle materie prime, l'oro, azioni e obbligazioni con diverse caratteristiche, ha la funzione anche di bilanciarsi nel suo complesso, perché non potrà andare tutto sempre bene, accettare che qualcosa andrà meno bene. Questo è una.
È una filosofia assolutamente da imparare. Invece sì, questa dei corsi di esercizio è una frase che ripeto spesso sull'X-Files, no? Dove noi ci occupiamo appunto anche di investimento azionari con una quota minima di propri investimenti, ripeto il discorso. Cioè non si possono evitare i costi quando mandi avanti un'azienda. Chiaramente devi stare attento al fatto che i costi, quindi le perdite, per tornare al mondo degli investimenti, siano inferiori ai ricavi, quindi i guadagni che ti dedicano ai tuoi investimenti, se vuoi ottenere un utile, semplicemente. Pensare però di poter azzerare i costi, oppure per parlare degli investimenti, di azzerare le perdite, evitare completamente ogni tipo di perdita, è una strategia miope, che non porterà a nessun profitto. Cercando di evitare le perdite, invece ti precluderai i guadagni. Come anche mi ho detto prima, cercando di evitare i ribassi, ti precluderai i rialzi. Quindi accettare anche che alcune delle decisioni di investimento che verranno prese, sia come stock picking, quindi scelta di azioni che invece non si dimostreranno dei cavalli vincenti, sia come scelte di portafoglio, alcune cose non andranno bene come magari potevamo immaginare e va bene così, bisogna assolutamente accettare questo. Cercando chiaramente di ottenere un bilancio comunque positivo, Lynch dice 6 su 10, capite bene? Cioè basta qualche puntata in più, ok, vincente rispetto alle puntate perdenti, e questo appunto si può ottenere anche tramite una cosa, se ci pensi. L'importante è che tra quelle 6 su 10 che azzecchi ci siano anche delle azioni o degli investimenti, se parliamo di ETF più diversificati, che guadagnano tanto per poter sopperire appunto alle perdite che si andranno a realizzare comunque. Bisogna essere, ripeto, maturi da questo punto di vista. Maturi da questo punto di vista, perché se si vogliono evitare completamente le perdite, ci si preclude i guadagni, è meglio non investire a quel punto. Sì, è molto utile questo punto di vista del considerare le perdite come dei naturali fisiologici costi di esercizio, perché è quello che poi ti permette di beneficiare anche dei guadagni. E un'altra frase di Peter Lynch, ne ha dette tantissime, e dice: devi conoscere la storia e quello che la storia ti dice è che il mercato può scendere, a volte può scendere di molto. Indicativamente, ogni 2 anni il mercato scende del 10%, è quella che viene chiamata correzione, e ogni 6 anni scende del 25%, che è quello che viene chiamato mercato orso. Questa è la natura del mercato. Devi sapere che a volte il mercato scenderà. Se non sei pronto per questo, non dovresti investire. E perché, anche se sappiamo che i ribassi di mercato avvengono di frequente e di fatto sono una componente naturale della borsa, sono fisiologici, perché anche se sappiamo tutto questo, sono comunque così difficili da sopportare. Prima cosa non è che proprio tutti sappiano questo, perché sono anche in pochi che hanno la franchezza, magari anche pochi divulgatori, pochi investitori, pochi consulenti come me, a dire che occhio che ci saranno comunque anche i ribassi. Quindi non sono sicuro che tutti gli investitori siano a conoscenza che comunque i ribassi sono capitati, capitano e ricapiteranno. In generale, comunque, anche per quelli che sanno che questa è la natura del mercato, ci fa così male perché siamo naturalmente avversi alle perdite. Ci fa troppo male come esseri umani, cioè vedere il nostro portafoglio che scende e vedere che stiamo perdendo di soldi. Perché cioè, il nostro cervello non è in grado di capire istintivamente in prima battuta che sono delle oscillazioni. Cioè, l'input che lo stomaco per una discussione, ci dà, cioè, stiamo perdendo, allarme rosso, si salvi chi può, scappiamo tutti. Questo è il primo istinto che abbiamo perché siamo fatti così, semplicemente siamo fatti così. Questo, ripeto, è ampiamente studiato da quella branca di scienza che è la finanza comportamentale, che è super interessante, parleremo sicuramente nel podcast. Per questo, a maggior ragione, cioè, si dice che investire è semplice, ma non è facile. Non è facile. Perché non è scienza, ingegneria aerospaziale, non è facile perché dovremmo sempre comunque combattere con questa nostra naturale avversione alle perdite. Non c'è modo di cancellarla dal cervello, a meno che diciamo, venire lobotomizzati, cioè ci tagliano diciamo, qualche connessione neurale che ci fa sentire le emozioni, a quel punto diventiamo completamente razionali, ma è una cosa impossibile.
Siamo stati programmati così, cablati così, il nostro hardware funziona così e questa versione della perite si può affrontare nei modi che abbiamo anche spiegato prima, tendenzialmente, consapevoli che succede questo, un po' di temperamento, un po' di, come si dice, coraggio anche da un certo punto di vista e andare avanti. Quando è che puoi tenere questo atteggiamento solido, temprato, da investitore temprato, se hai creato una strategia e sai quello che stai facendo, perché ripeto, chi avversi alle perdite siamo tutti, ripeto, Peter Lynch, Warren Buffett, a tutti rompe le scatole vedere magari una propria azione, investimento che va giù, dipende un po' come reagisci a questo ribasso, ma soprattutto come reagisci al primo input che il tuo cervello barra stomaco ti dà, che è quello scappato. Cioè, se ti lasci travolgere da questa emozione, perdi, vendi in perdita e perdi. Se riesci a sopportarla, puoi anche diventare un investitore più intelligente, un investitore più preparato, più competente. Sì, e quindi ancora una volta l'importanza di avere una strategia di lungo periodo, soprattutto. E molte persone, quando hanno un'azione che sta salendo, tendono a venderla per portare a casa il guadagno. Peter Lynch sostiene invece che quando hai un'azione buona, poi il fatto che il prezzo dell'azione stia salendo non vuol dire necessariamente che l'azienda sia davvero buona con un business valido, però diciamo, quando hai un'azione buona, un'azione che sale, dovresti tenerla, e per questo è quello che sostiene Peter Lynch, dovresti tenerla, e per questo concetto ha anche ricevuto a sorpresa una telefonata da Warren Buffett, complimenti, e ha precisato con questa frase dicendo: quando vendi le tue azioni in guadagno e compri altre azioni di quelle in perdita, è come tagliare i fiori e innaffiare le erbacce, cioè è l'opposto di quello che invece dovresti fare, cioè innaffiare i fiori e tagliare le erbacce. Ma questo non è però il concetto di ribilanciamento del portafoglio, cioè che una o due volte all'anno vendi una quota delle azioni che sono salite di più e compri quote di quelle che invece sono scese, per ribilanciare appunto i valori e tornare a quelli stabiliti all'inizio della strategia di investimento. Sono due cose un po' diverse, perché là in borsa è noto anche, c'è il proverbio, lascia correre i profitti e taglia le perdite, no? Invece in tanti magari fanno il contrario e sbagliano. Il punto è che c'è un'azione singola, quindi un'azienda può anche andare a zero, perché il suo prezzo può anche azzerarsi, cioè l'azienda sottostante può fallire, e per questo motivo effettivamente è inopportuno continuare a comprare un'azione che continua a scendere nel tentativo di mediare, cioè non c'è niente di razionale in questo, semplicemente vedi che il prezzo sta scendendo, lì hai di fronte a una scelta, cosa fai? O la vendi in perdita, oppure ne acquisti delle altre per mediare. Ma un'azione, ripeto, può andare a zero, pensiamo a dei casi di azioni che sono veramente, sono le italiane, come la vecchia Tiscali, gli Stati Uniti, cioè, un'azione può andare assolutamente a zero, Luckin Coffee di recente che è scesa tantissimo, Nicola, altre azioni recenti, perché ripeto, è un business singolo, rappresenta un'azienda può anche assolutamente fallire. Diverso il caso di un mercato nel suo complesso, composto per esempio lo Standard & Poor's da 500 aziende, un MSCI World, quindi un indice che rappresenta il mercato globale, se vogliamo, con 1700 aziende, un mercato di questo tipo non può azzerarsi. Non potendo azzerarsi c'è un concetto di regressione verso la media, da cui nasce poi il concetto di ribilanciamento, che non si usa, cioè non, il ribilanciamento non è tra un portafoglio di sole azioni. Questo è il concetto fondamentale. Il ribilanciamento si può fare, si deve fare, è opportuno farlo tra asset class differenti, azioni e obbligazioni, azioni e materie prime, non tra diverse azioni. Pensa a questo, il ribilanciamento, che ripeto, è assolutamente opportuno da fare in un'ottica di portafoglio di lungo termine, cosa stai facendo? Ribilanciando, quindi vendendo appunto una parte di quelle azioni, di quegli investimenti che sono andati bene, per comprare invece una parte di quegli investimenti che non sono andati così bene, stai semplicemente riportando la tua asset allocation, quindi la tua distribuzione iniziale tra le varie asset class, la stai riportando
al grado di rischio iniziale che avevi calcolato, che avevi stabilito, che avevi reputato essere opportuno per raggiungere i tuoi obiettivi di lungo termine. E il ribilanciamento in questo caso è una gestione del rischio, è una gestione del rischio di portafoglio. Non si tratta, certo, ripeto, di vendere tutto l'investimento, cioè tutto l'ETF che magari sta andando bene, lo vendi tutto e basta, no, vendere con determinati criteri. Anche lì una parte che... perché in questo modo si è andato a squilibrare l'asset allocation iniziale e questo non va bene, perché magari, ripeto, le azioni sono andate bene, quindi comunque ha iniziato con un portafoglio azionario 80%, facciamo questo caso qua, portafoglio azionario 80%, le azioni sono andate molto bene, ti è diventato un portafoglio azionario al 90%, e non è più quello che comunque avevi stabilito all'inizio per determinati motivi, lo stai riportando al grado di rischio iniziale. È un concetto un po' diverso rispetto a quello di non lasciar correre le azioni singole che stanno andando bene e invece per paura di tagliare quelle che stanno andando male. Il punto è che alcune regole tecniche che valgono per lo stock picking, abbiamo visto un paio, stock picking, l'attività che faceva Lynch, l'attività che fa ancora Buffett, non vanno bene per gli investimenti di lungo termine, perché sono comunque due attività abbastanza diverse, visto che lo stock picking è un'attività che si può fare assolutamente con capitali minimi, assumendosi un grado di rischio più elevato, va bene questo insegnamento che hanno fornito, non applichiamolo perfettamente per gli investimenti di lungo termine, dove invece il ribilanciamento è una strategia di gestione del rischio molto più prudente, insomma. Quindi gli stock picker come Lynch, come Buffett, quando prendono una decisione su un'azione, quindi di venderla o di accumulare magari, è un ragionamento specifico su quell'azione singola e non una logica di ribilanciamento di portafoglio tra varie azioni? Gestendo un fondo magari c'è anche una logica di portafoglio, però comunque se gestisci un fondo azionario, ok, come faceva Lynch col Magellan, cioè tu il mandato che hai nel gestire questo fondo è comprare azioni tendenzialmente, quindi non c'è assolutamente questo ribilanciamento tra asset class, e visto che stai facendo questo, cioè l'obiettivo del tuo fondo è quello di massimizzare i guadagni tendenzialmente, e quindi assolutamente, cioè, nel loro caso Lynch stesso, lo sai, no, la sua principale indicazione era quello di cercare quelle azioni che daranno risultati strepitosi. È ovvio che non puoi ucciderla sul nascere, no? Appena ti fa magari un più 50%, la ammazzi in culla e così ti impedisci eventualmente che possa fare un per 15, quindi un più 2000, un più 3000%. Chiaramente, attenzione anche qui, loro, prendendo queste posizioni importanti per miliardi, lo fanno dopo aver fatto tutta una serie di analisi, che non è detto che siano sempre vincenti, vedi la frase di Lynch del 6 su 10, però comunque, cioè, sanno quello che stanno facendo, hanno fatto delle analisi, e se hanno reputato che l'azienda sottostante l'azione merita, e può essere un business veramente interessante, e può dare risultati molto, molto elevati, la lasciano assolutamente correre, perché comunque anche loro sono investitori di lungo termine, non sono trader intraday o scalper, cioè fanno comunque investimenti sotto un altro punto di vista. Non gestiscono cioè il portafoglio diversificato, che può essere il portafoglio, ripeto, classico, se vogliamo, 60% azionario, 40% obbligazionario, che è sempre una soluzione media, ma che in realtà funziona la maggior parte delle volte, oppure un portafoglio all weather, ovvero quei portafogli che tendenzialmente sono i più adatti per un, io lo chiamo risparmiatore comune, ma non vuole essere né offensivo né degradante, diciamo, un risparmiatore di serie B. No, perché se una persona che lavora, c'ha il suo gruzzo, c'ha il suo patrimonio, hai obiettivi normali come quello di finanziarti la pensione, devi comprare un portafoglio, cioè devi costruirti un portafoglio così diversificato, non puoi avere solo azioni e solo, diciamo, piccate così, piccate da un inglesismo orrendo, cioè solo selezionate così, perché non è la strategia giusta assolutamente. E oltre a tutte le perle di saggezza che abbiamo di cui abbiamo parlato fino a qui, Peter Lynch dice anche che la persona comune è capace di individuare buone azioni da comprare, così come lo è il professionista di Wall Street, e ha detto che molte delle migliori azioni che ha selezionato, più che dall'analisi dei report, dei numeri, sono venute dalla sua esperienza come cliente di quell'azienda. Ha fatto l'esempio di Dunkin' Donuts, su cui ha guadagnato più di 10 volte i soldi che aveva investito, e lui evidentemente era cliente, amava le ciambelle zuccherate di Dunkin' Donuts.
ha anche detto che tanti spunti di buone azioni da comprare sono arrivati da sua moglie, che quando faceva la spesa al supermercato ogni tanto notava trend di prodotti acquistati dai clienti molto prima che li notassero i professionisti di Wall Street. Allo stesso modo ha aggiunto che l'investitore individuale è potenzialmente capace di fare con le azioni molti più soldi di un gestore di fondi professionista, perché l'investitore individuale è in grado di individuare investimenti legati a prodotti della vita di tutti i giorni prima che riesca a farlo Wall Street. Come possiamo interpretare questo pensiero di Lynch? Perché detta così sembra che scegliere le azioni sia la cosa più facile del mondo. Voglio dire la seconda parte di questo che diceva, perché tutti dicono, cioè, Lynch cos'è che disse in questo frangente qua? Compra quello che conosci, no? Ok, cioè, possiedi quello che conosci nel senso anche nella vita di tutti i giorni, quindi vedi dei prodotti commercializzati da determinate aziende, vedi che c'è la fila per comprarli, teoricamente potrebbe essere un buon investimento. La seconda parte di quello che ha detto, che non viene mai riportata, è fai le tue ricerche però. Le tue ricerche a livello fondamentale, a livello di business, a livello dei numeri di questa azienda qua, perché ho capito che cioè, può essere... E lui dice che questo essere aperti verso ciò che ti circonda in termini di business, verso i prodotti che stanno andando forti, adesso non pensiamo alla sua realtà molto da anni 80, però pensa adesso effettivamente, un risparmiatore ha visto che poteva effettivamente rilevare che Zoom sta andando forte perché con questo boom delle videoconferenze eccetera poteva essere probabile un aumento del prezzo dell'azione, perché di questo cosa qua stiamo parlando. Ecco, far questo, quindi poter rilevare nella realtà di tutti i giorni qualche idea di investimento è corretto, è il primo spunto, ed è corretto farlo anche guardandosi attorno, perché effettivamente i troppo addetti ai lavori non fanno questo tipo di attività qua, loro vanno direttamente a ricercare tra report, contro report e cose anche più complesse. Quindi il primo spunto di approfondimento può essere questo, e ci può stare, che poi non è altro che il concetto che abbiamo detto prima, che stai comprando comunque azioni di aziende reali. Okay, quindi cioè, le aziende reali le vedi nella realtà e quindi ci può stare. Poi devi fare le tue ricerche, devi fare le tue analisi, devi fare le tue valutazioni. Manca la seconda parte. Unire le due cose ci può stare, perché non tutte le azioni che ti potevano sembrare interessanti, perché le vedi nella realtà che stanno avendo successo, eccetera, poi si dimostrano anche solide a livello di bilancio, ben gestite, in un settore che potrebbe essere interessante anche nel futuro, eccetera. Il rischio poi è quello di... cioè lui non sta dicendo, attenzione, questo è molto importante, non andiamo a comprare azioni perché l'abbiamo sentito in giro, questo no, infatti non l'ha detto lui, cioè voi in completa autonomia cercate di capire quali possono essere dei settori, delle aziende, eccetera, ma è molto legato anche alla realtà americana, dove effettivamente qualunque azienda che supera una certa dimensione viene quotata in borsa e tu la puoi comprare. Nella realtà di un italiano sono poche le aziende che effettivamente poi si quotano e che fanno parte della tua vita di tutti i giorni. In America si quotano tutti, quindi puoi veramente trovare qualunque produttore che è quotato in borsa, quindi hai anche un numero di possibili opportunità molto 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 più ampio. Ripeto, un messaggio corretto, che è quello legato all'economia reale, ti aiuta a ricordare che stai comprando Dunkin' Donuts, sono quelle ciambellone all'americana, no? Anche lui sulla Subaru ha fatto questo tipo di operazioni qua qualche anno fa. Poi devi fare tutta la parte di studio e di ricerca. Così il primo spunto te lo può dare un essere aperti verso la realtà che ti circonda, con gli occhi di un consumatore anche, il concetto è questo, però poi torna a casa e fai i compiti, perché sennò compri solo cose che vedi in giro, magari potresti essere anche, cioè, ribatto questo tipo di cosa qua, facendo questo tipo di valutazioni potresti essere anche influenzato da quelli che magari sono i tuoi gusti, cioè potresti andare a sopravvalutare un'azienda che magari in realtà ti piace solo a te, a qualcuno come te a cui piacciono le ciambellone, che adesso magari a tutto il resto del mondo fa schifo, questa roba qua, quindi non si rivela poi un buon investimento. Questo è un richiamo che fanno in tanti,
in tanti investitori, no? Il punto è questo, allora, battere il mercato è difficile, ok? L'abbiamo visto, lo sappiamo ormai, diciamo, in pochi ce la fanno, ok? Quei pochi che ce la fanno, spesso e volentieri ci tengono anche a, come si può dire, a, da una parte mettere in cattiva luce il loro competitor che hanno battuto, effettivamente, hanno vinto, comunque è una competizione, no? E quindi cercano di smitizzare un po' quello che hanno fatto per provare a sembrare anche più umani, o comunque voler coinvolgere anche tutta una platea di possibili lettori di un libro o l'opinione pubblica in generale. Quindi ci sono anche tante sottili giochi di potere da questo punto di vista. Questi investitori, ripeto, per tornare al discorso iniziale, ascoltiamoli davvero per tutte le perle di saggezza che ci hanno regalato. Abbiamo snocciolato 5 o 6 che sono veramente, veramente strepitosi, che ha detto solamente Peter Lynch. Quando si va poi su un aspetto magari un po' più tecnico e un po' più pratico soprattutto, massima attenzione, perché spesso sono pillole di saggezza anche estrapolate da contesti un po' più ampi, vedi, manca la seconda parte del discorso e si rischia un po' di strumentalizzare certe frasi e anche di scordarsi il periodo storico in cui sono state originate, perché voglio dire una cosa di Peter Lynch, no? Il classico uomo di Wall Street degli anni 80, ha fatto questi risultati tra il 77 e il 1990. Allora, le perle di saggezza sono senza tempo, le abbiamo dette tutte, e vanno bene per l'investitore del 2020, andranno bene per l'investitore del 2050. Quando si parla poi magari di cose un po' più pratiche, ricordiamoci che anche che era un mondo dove non c'era ancora una rivoluzione digitale, ok, non c'erano ancora gli ETF, c'era qualcosa, qualche index fund, per carità, erano già stati creati, ma erano totalmente marginali. Oggi il mondo è cambiato. Ricordiamoci un po' anche questo, cerchiamo anche di calarlo un po' nel contesto storico in cui sono state originate, per quanto i principi fondamentali sono senza tempo. Benissimo, partendo da Peter Lynch, anche oggi abbiamo visto tantissimi spunti utili per l'investitore dei giorni nostri del 2020, quindi io ti ringrazio Luca Lixi, ringrazio tutti i nostri ascoltatori e invitiamo a ritrovarci nel prossimo episodio dei Principi dell'Investimento. Grazie a te Valerio, grazie a tutti per averci ascoltato e al prossimo episodio. Grazie per avermi ascoltato in questo video, possiamo stare in contatto, puoi registrarti al nostro gruppo Facebook Wikileaks, dove parliamo di finanza personale e di investimenti, e continua a seguirci. Ciao!